Se state facendo una vacanza negli Stati Uniti d'America, magari come parte della vostra experience andrete a partecipare a una partita di baseball o assistere a una partita di pallacanestro o rugby. O tantissimi i turisti che frequentano l'Italia e appunto godono del piacere di assistere a una partita di calcio. Ma se siete in Thailandia... Siamo in Thailandia! In Thailandia! In Thailandia! E non specifico a Bangkok, non fatevi mancare l'esperienza di partecipare a un combattimento di Muay Thai. Allora, la situazione è la seguente, ce la stiamo oscillando per le vie di Bangkok in direzione Raya Madern Stadium, non so come si dice, che è lo? Uno dei numerosi stadi di Muay Thai della città, a cui andiamo a vedere uno scontro. Botte da Orbi. Botte da Orbi. Ragazzi, mica più sei figli. Mica lì sei figli. Questo gli ha tirato il naso. Siccome già vi vedo scatenati nel dire che è uno sport troppo violento, mi permetterei di leggere la definizione di violenza che dice: azione volontaria esercitata da un soggetto su un altro in modo da determinare ad agire contro la sua volontà. Niente di più lontano da quello che succede durante un combattimento di Muay Thai o in generale durante un combattimento di arti marziali o di boxing. E cosa di meglio se non partecipare ad assistere a degli scontri in quello che è considerata l'arena, il tempio del Muay Thai mondiale, ovvero lo stadio Raja Damnern, che appunto è situato a Bangkok. Da 1 a 10? 10. Partecipare ai combattimenti in questa arena non è qualcosa di estremamente economico, ma il biglietto è anche ben speso. I combattimenti durano più di 3 ore mediamente, 7-8 diversi scontri tra atleti provenienti da tutto il mondo. Abbiamo anche Ivan Drago dall'Uzbekistan! Ogni combattimento vede 3 riprese minimo. Lo stadio Raja Damnern, questa arena, è presente nella città dal 1945, quindi ha una lunga storia. Semplicemente entrando... Che figata! Si respira questa atmosfera da wow! Oh my god! Wow! Kiko fa Muay Thai, quindi per entrati era caricatissimo. Allora, questo qui fa Muay Thai, per me è tutto nuovo, molto curioso, l'ambiente è figo. Ho introdotto mio padre all'argomento, vediamo se gli piace, vediamo cosa pensa. Penso che sono impazzito per fare questo sport. E abbiamo anche approfittato per fare un po' di shopping, ci sono dei negozi all'interno. Sono molto contento. Cosa c'è di più bello di regalare ai propri figli qualcosa che loro desiderano e legato alle loro passioni? Io lo trovo semplicemente fantastico. Sono tantissimi gli aspetti all'interno dell'arena, colori, suoni, immagini, video, che sono creati veramente ad arte per coinvolgere il pubblico e renderle partecipe all'interno dello spettacolo. E ci riescono molto bene, è tutto fatto veramente, veramente bene. Sembra figo, eh? Molto figo. Lo stadio è bello. Non è enorme, però è bello. Ah, proprio bello. Sui grandi schermi presenti all'interno dell'arena appare spesso un payoff che definisce un po' lo stadio stesso e che recita: You enter as a tourist, you leave as a fighter. Entri come un turista, esci come un lottatore. All'inizio viene un po' da sorridere perché sembra un po' una forzatura, ma è pur vero che l'ambiente è talmente denso di energia sono talmente bravi nel caricare gli spettatori a partecipare appunto allo spettacolo che sì, il payoff è decisamente centrato e l'ambiente è super super coinvolgente. La ritualità che gli atleti eseguono prima dello scontro, nel momento in cui entrano nel ring, è estremamente particolare, è densa di significati e ha degli occhi profani quasi impossibili da leggere.
io non sono la persona più adatta a parlarvene, ci sono siti che potete navigare per cercare di capire di più, ma tutto ha un significato preciso, è legato alla storia, è legato alla religione. È densissimo, è estremamente affascinante ed interessante. Esiste un mondo legato agli amuleti che gli atleti stessi indossano prima o durante lo scontro. Anche qui estremamente vari, diversificati, estremamente complicati e con delle origini storiche estremamente interessanti. Il modo in cui i match vengono gestiti e presentati è decisamente su stile americano, tra virgolette. Ma il risultato c'è tutto, la gente è coinvolta, sono molto bravi, tra un match e l'altro vengono lanciate una serie di giochi, iniziativi per coinvolgere il pubblico e il risultato c'è tutto, la gente si diverte, si coinvolge. È uno spettacolo nello spettacolo, quindi veramente veramente simpatico. Il Muay Thai, la cui parola arriva dal sanscrito e che significa letteralmente combattimento, lotta, è anche definita l'arte delle otto armi, perché sono otto i corpi contundenti che si possono usare durante la lotta: pugni, gomiti, ginocchia e piedi, moltiplicati per due, otto. Essenzialmente solo le testate non sono consentite, tutto il resto buono. Si menano. È pazzesco, è velocissimo. È assurdo. Mi va di mettere in evidenza che, per quanto durante il combattimento c'è evidentemente un tentativo di dominio, di sconfiggere l'avversario, una volta che il combattimento è terminato c'è un'espressione pura di fair play, di rispetto per l'avversario, che non lascia indifferenti ed è bello da vedere. Quindi, concludendo, grappa bocchino, sigillo nero. Che ne sanno i millennial, che ne sanno? Più seriamente, io vi direi di farlo. Se siete a Bangkok o in Thailandia in generale, il mio consiglio è: partecipate a una serata di scontri Muay Thai. È una bella esperienza ed è parte della loro cultura, quindi perché non cercare di approcciarla con la mente scombra da pregiudizi e nel cercare di capire esattamente quello che ne è il valore e anche la bellezza. Enjoy it!